Dopo il rito del passaggio della fascia tricolore, presso l'aula Alessandrini del Tribunale di Potenza si è tenuta la cerimonia di proclamazione del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca e dei 32 consiglieri comunali Vincenzo Aiello, Michele Beneventi, Angela Blasi, Gianmarco Blasi, Donato Bonomo, Francesco Catapano, Marica Cillo, Lorenzo Del Giacco, Massimiliano Di Noia, Roberto Falotico, Francesco Fanelli, Francesco Flore, Carmen Galgano, Mirko Giordano, Attilio Giuliani, Francesco Giuzio, Gianmarco Guidetti, Giampiero Iudicello, Claudia Marone, Anna Mecca, Carmine Davide Pace, Rocco Pepe, Rocco Pergola, Giuseppe Pernice, Rosa Pietrafesa, Bruno Saponara, Pierluigi Smaldone, Enzo Stella Brienza, Micaela Triunfo, Antonella Vaccaro, Antonio Vigilante, Francesco Villano. Un clima festoso in cui brevemente il sindaco Telesca ha ringraziato i presenti, augurando a se stesso e a tutti i componenti del Consiglio Comunale di svolgere al meglio il proprio compito a beneficio dei cittadini e della città di Potenza. Tra le priorità Telesca ha parlato di servizi, trasporto pubblico locale differenziata da riqualificare, giovani e università, ma si partirà, ha detto, da una visione, un rapporto diverso con gli uffici e con la rimodulazione degli stessi. Sì, oggi inizia, sento tutta la responsabilità della fascia che ieri Mario Quarente mi ha trasferito e della proclamazione di oggi. Ci sarà molto da fare nella città, sono pronto, non vedevo l'ora di essere qui con voi e con il presidente che oggi proclamerà me e tutti i consiglieri. Quindi auguro a noi tutti un buon lavoro, lo faccio autonomamente e speriamo di dare un cambio a questa città, una visibilità e una visione diversa. La giunta subito? Siamo già al lavoro per la giunta, anche perché abbiamo una scadenza imminente per il 19 e 20 luglio, quindi saremo subito al lavoro già da oggi pomeriggio.